Sino al 19 settembre al Parco del Castello si potrà gustare il cibo da strada nella manifestazione Street Food, iniziata ieri, giunta alla sesta edizione, che fa registrare sempre buoni numeri in termini di affluenza e qualità, evento al quale ormai la città è affezionata. Stilosi food truck, cibi gustosi, materie prime sane e genuine, presentazioni da chef, centinaia di proposte culinarie provenienti da ogni regione d'Italia e da oltre confine, decine di birre rigorosamente artigianali e pregevoli vini locali. La felicità, insomma, in un cartoccio per tutti gli appassionati. Barbara Lunelli, ormai questo è un appuntamento fisso che chiude un po' l'estate aquilana che è stata molto ricca, sesta edizione, la gente viene, ormai vi ama, le proposte sono sempre diverse e genuine. Sì, siamo felicissimi di essere per la sesta edizione all'Aquila. L'Aquila, io lo dico sempre, ormai è la mia città. Io ho cominciato praticamente con l'Aquila perché la prima edizione l'ho fatta a Pescara, la seconda all'Aquila, quindi sono super affezionata alla città e soprattutto super affezionata al calore che la città ogni volta mi mostra. L'anno scorso che purtroppo non abbiamo fatto l'evento per ovvi motivi, abbiamo avuto tantissimi messaggi, tantissimi mail di persone che chiedevano di fare l'evento, quindi c'è un bel clima e c'è una grande partecipazione. È un bel segno anche per la ripresa di un settore, l'alimentari va sempre bene, però la manifestazione, incontrarsi, un segno di ripartenza dall'Aquila che è un po' un'apripista in tante cose. Sì, è un grande segno, noi abbiamo bisogno di questi segni che ci danno la spinta per poter andare avanti. È stato un anno difficile per tutti i settori, ora fare la lotta a chi sta peggio mi sembra grottesco, però il settore degli eventi, delle manifestazioni è uno di quelli che ha sofferto di più, così come la ristorazione, e quindi questa ripresa con tutte le cautele che comunque la situazione presume e pretende naturalmente, giustamente, è un bel segno dall'Aquila che è abituata a rialzarsi e che ha dimostrato sempre grande forza e grande coraggio, quindi dobbiamo prendere esempio e seguiamo il grande esempio. Abbiamo tanti track, tante proposte anche quest'anno per i visitatori. Sì, il mood dell'evento è sempre lo stesso, si arriva in piazza al Parco del Castello e si può scegliere in quale regione andare a mangiare. Noi cerchiamo sempre di differenziare per far scoprire anche attraverso il cibo la cultura dell'Italia. Quest'anno è presente anche il miglior panino d'Europa di un'azienda toscana che alleva la vera cinta senese con farcitura di pregio come del resto il pane. Il pubblico aquilano accoglie sempre i track con molto entusiasmo.